tutto scaturisce da questo posto dove ci troviamo, i Casali del Pino. E io fin da piccolo ho sempre avuto un grande trasporto verso la natura perché sono un amante dei cavalli, dell'equitazione. Volente o nolente è stato molto spontaneo nascere appunto in una famiglia di moda e quindi lavorare nella creatività, che tra l'altro è un lavoro bellissimo perché come tutti i lavori creativi mi piaceva molto. Ma con l'andar del tempo non riuscivo più a dare un senso a tutto ciò, a tutto quello che facevo, perché poi d'altronde la moda è una cosa molto seria, non è così effimera come si pensa. In più avevo i figli piccoli e quindi avevo voglia proprio di riprendere il mio tempo e per tanti anni cercavo un posto dove mettere il mio cavallo, perché nel frattempo la mia passione era rimasta. Quando sono arrivata a quei quasi per fare un favore al mio istruttore che mi diceva ho trovato un posto vicino da farti vedere, mi sono innamorata completamente. Era talmente tanto il trasporto che in quell'anno ho cambiato completamente la mia vita. Ho deciso di licenziarmi, di non voler più tornare a lavorare nella moda, ma ho iniziato a fare un corso di imprenditrice agricola e ho deciso di convertirla subito al biologico. Grazie a questa azienda ho iniziato a lavorare con il recupero dei materiali attraverso progetti sociali. La cosa che mi piace molto è come il mio doppio lavoro, quello di designer ecosostenibile e di imprenditrice agricola biologica, lo porta avanti con gli stessi criteri, perché poi alla fine le idee sono le stesse, anche con la linea di ecosostenibile ho iniziato a lavorare con il sociale, con il recupero dei materiali. Prima ho lavorato tanti anni, dal 2009 fino a 2 anni fa, con le Nazioni Unite in Africa. Ho deciso di riportare il progetto sociale in Italia, un po' a chilometro zero, come è la mia idea dell'azienda agricola. E quindi adesso dall'Africa sono passata a lavorare con delle cooperative che lavorano dentro le carceri italiane. E ho iniziato da 2 anni questo progetto insieme a questa cooperativa e quindi faccio la stessa cosa che facevo in Africa, porto il mio know-how dentro le carceri e ormai sono 5-6 stagioni che collaboriamo insieme e che le borse sono made in prison. Il mondo della moda sta cambiando, anche se io pensavo cambiasse un pochino più velocemente, anche perché in momenti del genere la moda dovrebbe essere veramente il propulsore dell'innovazione e delle novità. Non c'è niente di più scatenante in questo momento appunto dell'ecosostenibilità. Sicuramente non è una cosa che deve essere una tendenza di moda, ma deve diventare un proprio stile di vita. Penso che tutti quanti noi abbiamo capito, siamo ritornati un po' indietro dal fast fashion e tutto quello che è stato e stiamo ritornando, specialmente poi i grandi nomi della moda, a rivedere i veri valori del lusso, che sono quelli che poi mi hanno sempre insegnato da quando ero piccola. E quindi l'importanza appunto di come vengono fatti i materiali, dei bravi artigiani che poi li lavorano, come nell'alimentare, ormai tutto quello che acquistiamo ha bisogno di certificati di provenienza. Spero che molto presto, anche nella moda, in tutto quello che ci mettiamo addosso, ci sarà un po' un capire da dove viene, che cosa ti metti addosso, cosa fa male al tuo organismo, perché non è che solo un cibo sbagliato, ma anche sono delle tinture nocive. Ormai il consumatore finale, che poi dovrebbe capire quanto è importante la sua domanda, perché è da lì che parte tutto, mentre invece pensiamo che non possiamo far niente, ma possiamo far tantissimo. E sempre di più deve richiedere certificazione di quello che acquista. Ho sempre pensato che
L'Italia è un paese meraviglioso, bistrattato da tutti, tutto va sempre male qua. Io penso che siamo talmente antichi che siamo un po' lo specchio del mondo. Se l'Italia cambia, per me vuol dire che cambia il mondo e quindi vorrei che iniziasse proprio da qui. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.